sì, l'ha fatta mio marito, Pinto. Nel 70 ha cominciato a costruire piano piano. Nel 64 era tutta bella campagna, pulita, ordinata. Qui non c'era niente. Qua non ci stava niente. Lui la mattina si alzava presto, andava al lavoro. Quando che tornava alle 5, veniva prima qui a lavorare e poi tornava a casa. Veniva alle 8, alle 9, era buio. I ragazzini erano piccoli. Poi c'era il verde, c'erano i prati dove i figli correvano e le signore andavano a raccogliere la cicoria. Noi venivamo con la bicicletta. Quinto portava Paolo con la bicicletta, io portavo Fabrizio e venivamo qua e ci portavamo da mangiare e la sera riandavamo a casa. E andavamo a farsi il bagno alla Marana perché l'acqua era pulita, non c'erano le fogne, la gente non c'era. E abbiamo fatto sta casetta, però con tanti sacrifici e niente, tutto qua, tesoro mio.